avanti, dunque dovrebbe agire lui da esterno con Gabellini, prima punta e unico riferimento offensivo per la squadra di Giuseppe Scurto. Primo possesso, si torna allora da Abati. Marchioro, Ciammaglichella, gira un po' a memoria, non c'è però la punta là davanti, allora il Lecce recupera, prova a verticalizzare subito con la salita da parte di Daka, attaccato in maniera regolare da Aaron Ciammaglichella, poi però lo sprint di Russo, occhio alla possibilità per andare alla conclusione, stilisticamente non perfetta da parte di Ilmaz, l'ex Ilmaz, poi Della Valle, Abati, un lunghissimo a cercare Gabellini, fermato, poi Ciammaglichella, grande spunto di Aaron Ciammaglichella che riapre tutto andando da Dell'Aquila, rientra sul sinistro Dell'Aquila, poi di nuovo sul destro, ancora Dell'Aquila, mette il cross, palla che viene deviata da Borbei e allora ci sarà calcio d'angolo. Burnete, quindi Jonathan Silva. Ancora Burnete, poi arriva Ilmaz su questo pallone, recupero palla lungo a cercare Gabellini che viene però di nuovo anticipato. Lecce che prova a ripartire di nuovo. Viene Balcò, rischio qui di Azevedo Mendes che ha regalato il pallone a Lecce, McJannet ha parato Abati da capire che è pronto a mettere in mezzo con le mani. Burnete, Jonathan Silva, libera senza pensarci due volte, poi Esposito, McJannet si gira a spalle alla porta, mette in mezzo il pallone, poi Daka è arrivato a tutta velocità, ha cercato, non è, era giocato lungo sulla testa probabilmente di Della Valle, eccolo il cross sul secondo palo, gran tentativo di Della Valle, non di testa però, con il piede non è riuscito ad arrivare in porta, preso in controtempo qui Acar che non può tenere questo pallone in campo, è avvantaggiato rispetto a tutti gli altri perché può andare sul pallone con le mani. Burnete si è allargato a sinistra, cerca la conclusione verso la porta, non gli è partito granché da quel destro. Mendes, Abati, Marchioro si allunga troppo il pallone, quindi Burnete, occhio a questa palla messa in mezzo con McJannet che si gira, non la colpisce bene, spedisce direttamente sul fondo. McJannet, come un treno è arrivato Russo, in mezzo a due non riesce a passare, poi occhio a questo recupero palla, ancora non perfetto Della Valle, secondo errore della sua partita, poi il tentativo dalla distanza, qualcosina c'è stato. Rimessa lunga, allontana Della Valle, McJannet, pardon. Tira altissimo sopra la traversa con Minerva che toccherà il primo e va dunque a rinforzare un po' il reparto offensivo, entrato al posto di Winkelmann, che intanto recupero palla, cosa ha sbagliato qui il Maz, incredibile. Cross sul primo, calciata male però, occhio a Ciammaglichella, colpo di tacco di Marchioro, la tiene lì Borbei. Della Valle, ricomincia da Abati. Mendes, viene Balcò, Lungoni, verticalizza Gabellini, bella palla questa, di nuovo Longoni in zona, tiro, ci prova, un passaggio a Borbei,
la tiene lì. Pronto Addo. Ad appoggiare il pallone per Burnete. Numero di Burnete, passato via, andato sul fondo, tocco per McJanet. McJanet! Alto sopra la traversa, era riuscito a liberarsi anche con 1-2. Cross dentro e poi l'iniezione di Pascalau. La palla che viene bloccata da Abati. Allunga troppo questo pallone, poi si fa anche male. Brunete ha provato l'incursione in area, non riesce però. Altro pasticcio del Toro in fase di impostazione con Agrimi che ha aperto per Pacia. Di nuovo Agrimi, 1 contro 2. Va via alla grande sul fondo Agrimi, cross di nuovo sul secondo palo. La coordinazione qui da parte di Daga che ha stoppato molto bene, poi col sinistro ha cercato di farla passare sul primo. Viene Balcò. Della Valle, di nuovo Mendes. Un po' di campo per salire, il difensore portoghese non se lo lascia ripetere due volte. Longoni, sinistro, destro, ancora Longoni, in bocca a Borbei che in due tempi riesce a bloccare. Della Vecchia, Daka, testa bassa, allarga tutto per McJanet, il cross dentro della Valle, Scarapocchi, occhio al pallone che rimane lì, con Burnete che trova l'1-0, al minuto 88 la sbloccata in Lecce, è servito un erroraccio da parte di Della Valle e alla fine sempre Burnete a mettere l'1-0 con il Lecce che forse ha messo la freccia e forse lo ha fatto in maniera definitiva. Brutto errore però qui di Della Valle, non calcia neanche bene Burnete, non ho ben capito se è stata anche una deviazione a disturbare Abati, fa per ultimo, dunque rimessa dal fondo per il Torino, forse l'ultimissima palla buona con il lancio di Abati, il duplice colpo di testa, il recupero palla da parte di Mendes. Altro pallone giocato dentro con Padula, attenzione Padula in area col pallonetto, non passa Borbei, non l'ha colpita bene Padula, ha avuto l'occasione